La giornata. Cosa c'è da sapere? La frana di Ischia diventa un caso politico. Al centro il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin e la maggioranza di centrodestra. All'opposizione si giudica l'operato dell'ex premier Conte. Non fece alcun condono, sciacallaggio, dice lui. È martedì 29 novembre, io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Innanzitutto sarei d'accordo a dire che i comuni non devono lasciare costruire, quindi uguale per tutti i sindaci d'Italia. Ma qui siamo prima, ma il dopo, quando è già costruito ed è costruito e abusivo, che dopo, facciamo? Sul dopo io confischerei ciò che è abusivo e poi valutando ciò che è pericoloso va demolito, però è una valutazione personale, bisogna andare a vedere caso per caso, perché altrimenti con questo cavillo della generalizzazione demoliamo quello che ha fatto una finestra abusiva. Sì, insomma, laddove ci sia, lei ci dice una cosa molto chiara, laddove ci sia un'evidenza di un abusivismo, l'unico modo per andare a sanarlo è demolirlo e cercare di ricostruire nell'ambito della legalità, ma a monte chiedere al comune di non autorizzare evidentemente delle costruzioni fuori dalla legge. Secondo me basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano fare. Lo dico molto sinceramente. Quindi accertare eventuali responsabilità dei sindaci precedenti o di quelli attuali. Ma certo che chi va a costruire una casa abusiva, stando attento di non andare a mettere in galera il sindaco perché il suo vicino di casa ha fatto il pollaio abusivo. Gilberto Pichetto Fratin, commercialista di 68 anni, ex insegnante di ragioneria e parlamentare, diventato a sorpresa ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di Forza Italia. Parla a Radio RTL mentre a Ischia viene identificato il corpo di Michele, 15 anni, fratello dei piccoli Francesco, di 11, e Maria Teresa, 6, trovati senza vita nella giornata di domenica. Il papà e la mamma risultano ancora dispersi, l'intera famiglia Monti è stata cancellata dalla frana a Casamicciola. La polemica sul disastro di Ischia si fa sguaiata anche dentro la stessa maggioranza. Sul maggior potere di intervento e di decisione dei sindaci, che qualcuno vorrebbe arrestare, io vorrei invece proteggere e liberare i sindaci dalla burocrazia. È questo il pensiero del ministro delle infrastrutture, il leghista Matteo Salvini. Il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, primo cittadino di Bari del PD, reagisce. Volgarità inaccettabile dal ministro dell'ambiente, denota una grave ignoranza sull'argomento. Da anni l'ANCI sostiene la necessità di varare un piano straordinario per la manutenzione del territorio. Ci sono risorse destinate agli interventi di risanamento del dissesto idrogeologico ancora ferme, come certifica la Corte dei Conti. Altre saranno disponibili con il PNRR. Il governo e i suoi ministri dovrebbero prima preoccuparsi di accelerare e semplificare le procedure, non dello scaricabarile. Eppure, arriva la dichiarazione di Nello Musumeci, diventato ministro per la protezione civile e le politiche del mare di Fratelli d'Italia, dopo che l'ipotesi di un suo bis alla guida della regione Sicilia, date le liti tra gli alleati, era tramontata. Bisogna garantire accanto al sindaco una costante presenza dello Stato, perché spesso, dietro l'abusivismo edilizio, ci sono le organizzazioni criminali. Sì. Ma un ex sindaco di Casamicciola, Peppino Conte, ingegnere alla guida del comune nei primi anni 90, ha denunciato a Repubblica al Mattino che la settimana scorsa aveva provato a rivolgersi al commissario prefettizio, alla regione e alla città metropolitana di Napoli per chiedere lo stato di crisi per calamità imminente. Era già stata diramata l'allerta arancione, visto che negli anni nessuno era intervenuto sugli alvei ostruiti, visto che non c'era stata alcuna bonifica, come invece risultava evidente fosse necessario. Interventi, spiega l'ex sindaco, già finanziati nel 2010, dopo la morte di Anna De Felice, con un totale di quasi 5 milioni di euro. C'è stata una frana grossa proprio a fianco casa mia. Io non posso uscire di casa, ho bloccato, ma da quello che vedo si è portato macchine e dalla direzione si è portato due case. Un attimo solo, salendo da Piazza Marina, prima di arrivare a Piazza Maio, è quella strada che sale a sinistra? Esatto, quella che sale a sinistra. Come si chiama lei? Secondo me sta chiamata, voi ne avrete parecchie, perché
Ti assicuro, non avete idea di che è successo. Vabbè, adesso mandiamo qualcuno a vedere. Mentre il governo ora ne mette a disposizione 2 miliardi, mentre la regione Campania ne stanzia altri 4, diventa una ragnatela appiccicosa di botte e risposta il dramma di Ischia, isola con 27.000 pratiche di regolarizzazione abusi, dove una casa su 2 non è a norma. Già c'era l'ex premier Giuseppe Conte che negava il condono del 2018, passato invece con il provvedimento previsto dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Ma no, abbiamo solo velocizzato l'analisi di quelle 27.000 richieste. Altro che condono, l'isola era paralizzata, sciacallaggio, la sua versione, rigettata in primis da un altro già presidente del Consiglio, Matteo Renzi. E comunque la norma la votarono anche Lega e Fratelli d'Italia dall'opposizione. Forza Italia invece si astenne. Poi, sull'uscita di Pichetto Fratin, torna Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde. Ricordo al ministro che fa parte di un partito che ha legalizzato il cemento abusivo con ben 2 condoni edilizi targati Berlusconi e che Forza Italia ha costruito il suo consenso elettorale sui condoni. Un altro ex sindaco di Casamicciola, Vincenzo D'Ambrosio, prosciolto dall'accusa di disastro colposo per la morte, sì, proprio di Anna De Felice, la 15enne scomparsa durante un'altra alluvione, quella del 2009, mentre andava a scuola. Dice così: «Uno Stato serio ha il dovere di abbattere e delocalizzare, studiando un'alternativa abitativa per le famiglie sfollate, per i superstiti, intendo». Il geologo di Ischia, Aniello Di Iorio, lancia un nuovo allarme. Sull'isola non esistono piani di evacuazione, nonostante i numerosi rischi, sono possibili altri distacchi per gli acquazzoni. Post scriptum. Il piano di adattamento ai cambiamenti climatici attende di essere approvato dal 2018. Sarà chiuso entro la fine dell'anno, dice il ministro dell'Ambiente. Ma è sempre Pichetto Fratin. L'altra settimana scambiava a Bruxelles una domanda sul price cap. È possibile un compromesso? Con dei complimenti. Insomma, avanti così. Would you think it's possible to find a compromise between the two camps? La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.